amici di Windows Teca, siamo sempre allo stand di Microsoft qui al Mobile World Congress 2015 a Barcellona, perché vogliamo mostrarvi, prima di poterlo recensire, in attesa di poterlo recensire al meglio per voi, il nuovo Microsoft Lumia 532, un dispositivo che insieme al 435 sempre di Microsoft vuole proporre all'utente finale un dispositivo al costo contenuto, infatti costa meno di 100 euro, ma con delle caratteristiche davvero interessanti per un, appunto, un device di questo genere a questo prezzo. Andiamo quindi subito a vedere le sue caratteristiche principali. Troviamo ovviamente il sistema operativo Windows Phone 8.1 con Lumia Denim, il display è da 4 pollici con una risoluzione di 800x480 pixel a 233 ppi, come potete vedere. Il dispositivo pesa solo 136 grammi e ha un processore quad core da 1,2 GHz, è il Qualcomm Snapdragon 200 e ha ben 1 giga di RAM, quindi per questo diciamo che per un dispositivo al di sotto dei 100 euro avere queste caratteristiche è davvero una cosa molto interessante. Come memoria di massa abbiamo 8 GB interni, ma che possono essere espansi tramite slot microSD fino a 128 GB. Per quanto riguarda la fotocamera, sulle retro abbiamo una fotocamera da 5 megapixel con una focale di 2.4 e messa a fuoco fissa. Può registrare video con una risoluzione di 848x480 pixel a 30 frame per secondo. Mentre la fotocamera frontale che troviamo qua è una fotocamera VGA a 0,3 megapixel. Ovviamente abbiamo connettività Bluetooth 4.0, Wi-Fi e internet HSDPA fino a 42.2 megabit per secondo. Sul lato destro troviamo semplicemente i tasti del volume più il tasto blocca sblocca schermo. Sul lato sinistro non troviamo assolutamente nulla. Sulla parte alta invece troviamo l'ingresso per le cuffie e sulla parte bassa, come potete vedere, troviamo l'ingresso microSD. È un dispositivo, devo dire, praticamente identico al 435 che ho qua, che rubo dall'angolo dello stand. Come potete vedere sono davvero molto uguali, cambia semplicemente il colore della cover intercambiabile. Infatti quello del 435 è opaca, mentre quella del 532 è lucida, o meglio, la parte retro è opaca, però ha una cornice lucida che fa un gioco davvero molto più carino rispetto al 435. Spero che in camera si nota, ma mi sembra che si nota bene. Quindi diciamo che due dispositivi, come potete vedere, dal form factor molto simile. Ripeto, questo è solo un assaggio, speriamo di poterlo provare approfonditamente per darvi, come al solito, la nostra video recensione completa. Direi che è tutto, un saluto da Francesco Colonna per windowsteca.net. Ciao a tutti!